Allora, notizia, noi ci scherziamo anche se la situazione non è delle migliori, perché un'azienda scozzese ha lanciato i divani in tessuto antiproiettile. Allora, si parla ovviamente di attentati terroristici, triste realtà delle ultime ore anche. Per fare fronte appunto alla diffusa sensazione di insicurezza, questa azienda di arredamento scozzese ha pensato di proporre una serie di prodotti decisamente originali, divani e poltrone a prova di proiettile. E se da un lato questo può fare esclamare a che punto siamo arrivati, dall'altro si deve riconoscere che questi prodotti possono effettivamente avere un... vuoi mettere, se metti che succede una roba del genere, almeno l'albergo non dovrà ricomprare i divani, no? Vabbè, voi cosa ne pensate? Tra l'altro leggevo che c'è stato un boom di vendite di giubbotti antiproiettili per uso personale, ma non quelli classici che possiamo vedere nei film o indossati dalla polizia. Sono proprio dei giubbotti normali che però costano tipo 2, 3, 5 mila euro e sono riescono a resistere a, insomma, a colpi di pistola e anche qualcosa di più. Vabbè, se capita, capita. Che vogliamo fare? Se ci abbiamo i soldi possiamo anche prendere. Tanto con la sfiga che ho io mi tolgo il giubbotto e mi impallinano. Dancing Day Time.